Quindi, beh, grazie di essere qui, è fatto buono, e grazie anche a grazie. Sì, no, come si diceva, noi ci siamo trasferiti qua vicino a Loreto a luglio e abbiamo progettato questo spazio proprio anche per darlo a community locali, quindi entrare un pochino a essere più parte di tutto quello che è il mondo qui a Milano. Prima domanda che vorrei farvi è: chi di voi conosce Accurat o sapeva cosa fa Accurat prima di vedere qui? Sapeva ospitato qua? Conoscevo. Ok, esatto, quindi la mia idea di queste due slide era raccontare un po' cosa facciamo e divulgare un po' quella che è la nostra passione per la data visualization, che è quello di cui principalmente ci occupiamo. Facciamo installazioni, diciamo, più artistiche, magari avete visto la nostra interna Broken Nature, abbiamo lavorato con quel wall, oppure anche applicazioni in realtà aumentata, sempre ovviamente molto data driven, appunto sempre da come denominatore di quello che facciamo, o anche, diciamo, cose più consumer, come il grande wall che ho trovato ad esempio da Starbucks, dove abbiamo visualizzato un po' tutto quello che è il flusso della roastery americana e un po' da dove arrivano i semi e quant'altro. Oppure anche, diciamo, data portraits, quindi rappresentare attraverso le visualizzazioni i dati numerici, perché un po' la nostra filosofia è quella di approcciare il dato con un approccio un pochino più umanistico e meno analitico. E quindi niente, questi sono un po' alcuni dei lavori che abbiamo fatto, che spaziano dalle classiche, ovviamente, dashboard enterprise, a cose un pochino più esperienziali, un pochino più emotive, che sono la data viz. E questi esempi sono dei report che abbiamo fatto per Workflow Program e basta. Quindi volevamo semplicemente dare una carrellata di quello che facciamo, portare un pochino più di consapevolezza del nostro studio. Adesso siamo una quarantina di persone e come appunto abbiamo visto ci conoscono pochi, ma siamo forse uno degli studi più grandi di data viz in Europa, e quindi insomma l'intento di queste due slide era raccontare un po' cosa facciamo e diventare un pochino più parte della community e dare anche il nostro spazio e contributo a tutte queste realtà come Stream Programming. Basta? Grazie. Che ricerche tecnologie usate? Allora, principalmente se cercate qualcuno. Principalmente, diciamo, per tutta la parte più di data viz canonica lavoriamo con React e JavaScript, mentre invece per data viz un pochino più sperimentali usiamo la libreria di Matt, il vostro Pita. Esatto. E sì, comunque cerchiamo sviluppatori sia backend che frontend. Grazie. L'avevamo già provato, quindi adesso non funzionerà più. E invece... Oh! Sì, adesso mi sposto. Giuro che funzionava. Ah, così funziona, persone di poca fede. Dunque, Extreme Mocking, in realtà c'è scritto Extreme perché volevo fittare il tema del meetup, però il grosso del tema è Mocking, che è quello di cui parlo oggi, che è una cosa che mi sta molto a cuore, è un tema che mi piace. Ma prima, chi sono? Cosa ci faccio qui? Perché sono qui? Come sono arrivato qui? Scrivo codice da un sacco di tempo. Mi piace, sono contento di questa cosa. E sono un grande appassionato di cose open source. Questo è un tema che tornerà poi dopo, no spoiler. Fino a poco tempo fa lavoravo in Google, facevo il developer advocate, che vuol dire che mi prendevo cura di quella che Google chiama developer experience. Quindi... facevo in modo che l'API di un prodotto, nello specifico Google Ads,
fossero più developer friendly possibile, che la documentazione fosse figa, che ci fossero degli esempi, che le librerie open source fossero ergonomiche e così via. Tra le cose che facevo andavo a diffondere il verbo di quanto era figa l'API di Google Ads in giro per il mondo, ed è una cosa che è un tema che un po' ricorre spesso nelle cose che ho fatto, nel senso che mi piace raccontare le cose alla gente. È uno dei motivi per cui sono qui adesso. E l'ho fatto per lavoro quando ero in Google, l'ho fatto per passione, nel senso che ho spiegato ai bambini come si gioca a calcio per un sacco di tempo. Ho spiegato agli studenti dell'università OpenGL, UML e un sacco di altre cose per un po' di tempo. E ho spiegato a persone che vanno alle conferenze delle cose. Ho parlato di code review in passato, ho parlato di performance del web in un passato più remoto. Adesso lavoro in un'azienda che si chiama Brandon Group e facciamo cose per mettere in contatto i brand e i marketplace online, per riassumervela molto. La prima cosa che volevo fare oggi è stabilire un po' di common ground, mettere delle fondamenta su cui possiamo dire che siamo tutti abbastanza d'accordo e da qui poi andiamo avanti a parlare. Questa cosa è una cosa da cui io faccio fatica a prescindere. Il software che una persona scrive deve essere testato. Devono esserci dei test che mi dicono, ok, il codice che ho scritto fa quello che ho deciso che faceva. E cioè, per me questa cosa è imprescindibile. Nel senso, qualcuno di voi non è d'accordo con questa cosa? Speravo di no e sono contento che nessuno abbia alzato la mano. Se alzi la mano tu, veramente finisce male. Il corollario di questa cosa è che... Certo. La percentuale del progetto. È più possibile, fondamentalmente. Non esiste troppo, per come la vedo io. Esiste troppo poco, e anche lì dipende da una serie di fattori, non esiste troppo. Il corollario dell'affermazione precedente, che è un po' è la stessa cosa detta in un modo diverso, è che ogni pezzo di un progetto software deve essere descritto nel suo funzionamento e nel suo rapporto con il resto del mondo da una serie di test che fondamentalmente lo stressano e verificano il suo comportamento dall'esterno. In questa frase la parola component è intesa nella maniera più lasca possibile, nel senso che può essere un component come lo intende per esempio Spring, quindi un set di funzioni tendenzialmente simili per argomento, ma potrebbe essere un component come lo intende Angular, potrebbe essere un component React, o comunque un generico pezzo di software autocontenuto, che ha il suo set di funzionalità e il suo modo di interagire con il resto del mondo, che voglio descrivere con una serie di test. Disclaimer, c'è un pochino di codice nelle mie slide, giuro che non è tanto, ed è in Kotlin. Primo perché Kotlin mi piace molto, è un bel linguaggio, è piuttosto espressivo. E secondo per un'altra cosa che vedremo in seguito, di nuovo spoiler. Comunque è del codice molto semplice che anche se non avete mai visto Kotlin, secondo me, dovrebbe, almeno ho cercato di fare in modo che non fosse, che fosse comprensibile. Se non doveste capire delle cose kotlinose, non fatevi problemi ad alzare la mano. Ok, siamo tutti d'accordo che testare il codice è bene. Quindi io sono uno sviluppatore, diciamo, alle prime armi. Gli sviluppatori anziani mi hanno detto devi testare il codice perché testare il codice è bene. E allora io apro Google e scrivo come si testa il codice. E gli esempi che ti insegnano a fare TDD, a testare il codice, ti fanno testare del codice che è fatto più o meno così. Che è fondamentalmente funzionale, cioè è un oggetto che io posso testare come se fosse una scatola nera. Gli passo degli input, mi aspetto degli output, verifico che gli output che escono dal mio oggetto rispondano a quello che mi aspetto che faccia in corrispondenza di quegli input. Bellissimo, è una figata. E io, sviluppatore alle prime armi, mi convinco che testare il codice sia facile. E dico, ok, bellissimo, posso fare TDD e la mia vita sarà meravigliosa. Poi torno sul progetto a cui sto lavorando, e cosa succede? Succede che i componenti software che scrivo interagiscono con delle altre cose. Non sono necessariamente autocontenuti e isolati dal mondo, come quell'affare lì che prende due numeri e li somma. Ma si connettono a un database.
chiamano delle API HTTP, chiamano delle API esterne di terze parti, interagiscono col DOM, reale o virtuale che sia, se sono componenti JavaScript. Interagiscono con delle librerie di terze parti che non ho scritto io, che non ha scritto il mio team, o su cui comunque io non ho visibilità sugli internals. Interagiscono con altri pezzi della mia codebase in maniera che non sono immediate. E magari hanno anche dei side effect, perché magari sto scrivendo in un progetto legacy che non è stato scritto in maniera interamente funzionale e quindi magari fa delle cose che non ti aspetti. Il codice del mondo reale non è sempre autocontenuto e isolato come questo, per forza di cose. E tutte queste cose fanno sì che testarlo diventi un po' più difficile, per una serie di motivi. Per esempio, il caso tipico in cui io voglio eseguire i miei test è un ambiente di CI. Committo del codice, lo pusho, tutta la mia suite di test viene eseguita per verificare che non abbia introdotto delle regressioni. Nell'ambiente di CI, realisticamente, se la parte DevOps del mio team ha lavorato bene, il mio ambiente di CI non accede al resto dell'internet. Il mio ambiente di CI non accede al database di produzione dell'applicazione né a quello sulla mia macchina che io uso per sviluppare. Quindi queste due cose io non le posso fare con dei componenti reali. Ho bisogno, per l'appunto, di avere dei componenti che mi guidino il test senza che io debba usare i componenti veri. Lo stesso succede, per esempio, con il DOM. Se io ho un'applicazione JavaScript che fa delle cose con il DOM, potrei non avere un browser vero con uno schermo, ma magari ho un browser headless, se va bene. Se no, non ho nemmeno quello. E quindi ho bisogno di qualcosa che mi consenta di astrarre dal fatto che effettivamente interagisco con un database, con un servizio HTTP o con il DOM, o con la qualunque. Quindi, per esempio, il mio codice potrebbe essere fatto così. Io ho il mio servizio con della logica di business che ha un metodo che fa qualcosa di utile per la mia applicazione. Prende l'ID di un oggetto e un valore, recupera l'oggetto corrispondente a questo ID da un layer di persistenza che può essere database, file system, un API HTTP. Non mi interessa perché non fa parte della logica di business. Se questo oggetto non c'è, tira un'eccezione. Questa è una cosa un po' kotlinosa che dice che se questo ritorna null, tira eccezione. Non è rocket science. Setta un valore sull'oggetto che ho recuperato da database o dallo strato di persistenza e lo risalva. Niente di più, niente di meno. È un servizio abbastanza semplice. Potrebbe essere, per esempio, il servizio che aggiorna il bilancio del mio account in banca quando faccio un prelievo, per fare un esempio un pochino più realistico e meno completamente astratto. Però è un servizio che recupera un oggetto da uno strato di persistenza, setta un valore e lo ripersiste. Quindi è un oggetto, è un componente software che interagisce, in questo caso con uno strato di persistenza, e fa delle cose che io voglio testare che faccia. Perché è così infame da testare, o comunque non è banale come l'esempio di prima che prende due numeri di somma? Perché potrei non avere un posto dove persistere gli oggetti, perché magari sono nel mio ambiente di CI e non ho un database, non ho un MySQL attaccato all'ambiente di CI, perché è giusto che non ci sia. O comunque perché testare che lo strato di persistenza persista effettivamente le cose non fa parte dello scope di questo test. Se io, per esempio, ho un'applicazione nell'ecosistema Java che usa Hibernate o JPA per persistere oggetti su un database, mi sembra una valida assunzione pensare che Hibernate e JPA siano testati. Probabilmente il signor Hibernate e il signor JPA li hanno testati e non sta a me verificare che quando faccio repository.save effettivamente i dati finiscano sul database. Posso fidarmi, e quello che mi interessa testare è la mia logica di business, non quella di Hibernate, non quella di JPA. Per cui mi interessa testare solo il mio di scope. Però allora, ok, una critica che spesso si fa quando si dice che usare i mock non è una bellissima pratica. C'è chi dice che usare i mock non è bello ed è segno di un design migliorabile, e generalmente quello che si dice, ok, forse devi rendere i tuoi servizi, i tuoi componenti più isolati. Devi fare in modo che non dipendano da servizi esterni. Forse dovresti scrivere il tuo servizio in questo modo, in maniera che sia la logica di business sia indipendente
dal persistence layer. Ti prendi l'oggetto, gli setti il valore e lo ritorni. Ok, ci può stare. Non è una cosa sbagliata, non è brutto. Questa cosa qui funziona. Fa effettivamente quello che deve fare e testare questa cosa è triviale. Lo puoi fare bendato e con le mani legate dietro la schiena, perché questo servizio è una riga, ma comunque è semplice da testare. C'è un problema che fondamentalmente non sto risolvendo il problema di testare l'interazione tra il mio componente e il persistence layer, lo sto solo spostando da un'altra parte. Qualcun altro dovrà testarlo, questa interazione, e quel qualcun altro realisticamente siete sempre voi. Non è che posso nascondere il test di questa interazione sotto il tappeto. Oltretutto, non è nemmeno garantito che io possa effettivamente cambiare la semantica di quel componente, perché magari quel componente è usato da altre parti della mia codebase. Per cui non è garantito che io effettivamente possa cambiare il suo contratto con il mondo esterno. E comunque sto spostando il problema da un'altra parte, non lo sto risolvendo. Per cui è vero che ho un servizio più isolato, più autocontenuto e più facile da testare, ma non ho risolto il problema che non era testabile. Per cui mi serve un modo per testarlo. Ho di nuovo, questo è esattamente il servizio che avevo di prima, sono di nuovo alla posizione di prima. Devo testare questa cosa. Quali sono le cose che voglio testare di questo componente? Sono fondamentalmente due in questo caso. Le condizioni di errore, per cui il caso in cui passo un ID di un oggetto che non esiste, mi aspetto che venga tirata un'eccezione e non venga salvato il valore aggiornato sul database o sul mio strato di persistenza, e l'happy path, quindi passo un ID esistente, viene settato il valore viene ripersistito. È un servizio semplice, mi basta testare queste due cose. Sono fondamentalmente due interazioni tra il mio componente e il persistence layer. Quindi abbiamo un po' inquadrato il problema che il mocking in generale risolve. Cioè mi serve un modo per guidare il comportamento dei componenti con cui il mio componente interagisce. Cioè voglio dire, per esempio, persistence layer o oggetto che nel mio test corrisponde al persistence layer, quando succedono queste cose tu comportati così. Quindi io guido il comportamento degli oggetti del mondo esterno e poi in questo modo posso verificare che il mio componente si comporti come mi aspetto nel mio test. Oltre a questo, voglio poter verificare che il mio componente interagisce con il mondo esterno nel modo giusto e nel modo descritto dal suo contratto con il mondo esterno, che poi è di fatto quello che sono i test. Sono una descrizione del contratto tra il mio componente e il mondo esterno. Quindi quello che mi serve fare sono queste due cose. Disclaimer numero due. Il disclaimer numero uno era che usavo Kotlin. Il disclaimer numero due è che la libreria, diciamo, de facto standard di Kotlin per i mock, quindi il mocking framework, diciamo, standard di Kotlin, si chiama mockk.io. Il disclaimer è che la uso non solo perché mi piace molto, ma perché alcuni pezzi li ho scritti io. Quindi, il modo in cui gestisco e risolvo il problema che ci siamo appena detti è questo. C'è un pochino di boilerplate, è molto semplice. Io quindi creo un mock del mio strato di persistenza e questo è quello che in gergo si chiama system under test, quindi è il servizio che sto testando. Inizializzo l'inizializzabile nel mio before, queste sono annotazioni di JUnit, quindi non è nemmeno Kotlin, è proprio ecosistema Java. E ho il mio test che dice, per esempio, se faccio qualcosa con un ID che non esiste, mi aspetto che venga tirata un'eccezione. Quindi qui descrivo che in questo test qualunque chiamata retrieveObject del mio strato di persistenza ritorna null. Quindi cosa succede quando lo strato di persistenza ritorna null perché ho passato un ID non esistente o perché... Beh, in questo caso c'è solo questo metodo prende l'ID, quindi ho passato un ID non esistente. O ci ho passato banana. È un long, ma potrei passarci della roba che non è valida. Mi aspetto che chiamare il metodo del mio servizio tiri un illegal argument exception, che è quello che avevo descritto nel mio codice. Comunque, mi aspetto che... Questo qui è il test della condizione di errore. Se passo un ID non esistente, mi aspetto un illegal argument exception.
niente di più, niente di meno. Quindi descrivo come si comporta il mondo esterno, descrivo cosa mi aspetto dal mio componente in corrispondenza di questo comportamento del mondo esterno. Sì. Sì. Sono reificati. Sono, è una buona domanda a cui non ho una risposta al 110%, sono ragionevolmente convinto di sì. Fai Azure oppure c'è Refine che in teoria ti permette sì. di portarsi dietro il tipo, però è un caso molto particolare, puoi ripetere tra l'altro. La domanda era se i generici in Kotlin sono reificati. Come mai funziona questa? Fa. Ah. Tipo, se ti avvicini troppo, sei andato. Ok, sto lontano. Va bene. Sì. 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 Sì, esatto. Però è... Sì. Sì. E quello che ritorna quello che ritorna a cert fail suite, tra l'altro, è l'eccezione che viene tirata. Quindi tu volendo puoi tenerti l'oggetto e farci delle asserzioni, per esempio, sul message dell'exception. Probabilmente lui dentro fa, eseguo la lambda che mi porta come parametro e verifico che ci faccio un try-catch. Sì, esatto, probabilmente fa try-catch della lambda, catcha questa eccezione e in quel caso fa assert true-true. E se non viene tirata quell'eccezione, quindi dopo il catch nel finally, probabilmente, no, non nel finally, ma fuori al catch fa assert a false. No, in realtà non devi passargli punto class, devi passargli punto class se la classe non è Kotlin native. No, dice con Java. Ah, ok, sì. Con le classi Kotlin native puoi passargli solo il nome della classe. Ma quelle è una ok. Non scopo in pass. Sì. Sì. È nel namespace di MockK. In realtà è un utility function, quindi è fuori dallo scope. Ne ha un paio d'altre, che sono fondamentalmente, fai conto, sono, se sei familiare con Mockito, è l'equivalente di Mockito.when. Sì, sì. L'altro caso dei due, ok, qui descrivo l'altro comportamento del mondo esterno, quindi quando faccio retrieve object sul mio persistence layer, anziché tornare null come prima, torno effettivamente un oggetto, per cui poi ci salvo sopra un valore e quello che mi fa fare MockK, o comunque un qualunque framework di mocking, è verificare che effettivamente il metodo saveObject del mio persistence layer venga effettivamente chiamato. Qui io sto un po' barando, nel senso che qui verifico che il metodo saveObject venga chiamato con qualunque parametro. È un test un po' lasco, nel senso che va bene, ci sta, potrebbe essere sufficiente dire ok, verifico che venga salvato qualcosa nel mio persistence layer. Voglio fare un test un po' più preciso, quindi voglio testare che il valore che passo a saveObject sia effettivamente quello che mi aspetto che sia, voglio farci magari delle asserzioni sopra. Il modo in cui lo fa MockK, ma lo fanno un po' tutti i framework di mocking, MockK li chiama slot, queste cose. Quindi fondamentalmente tu costruisci un oggetto che si chiama slot, che ha un tipo, e fai quello che nel gergo dei framework di mocking si chiama argument capturing.
Quindi fondamentalmente fai capture e alla funzione capture passi lo slot in cui vuoi che venga salvato il valore con cui hai chiamato la tua funzione. E quindi poi, uscito da questo blocco, nello slot tu avrai tutti i valori con cui è stata chiamata quella funzione. In questo caso è uno solo, quindi posso fare .captured, e slot.captured è un oggetto di tipo myClass su cui io posso fare delle asserzioni. Posso asserire, per esempio, che il valore che io ho settato all'interno del mio componente sia quello che avevo passato come parametro. Per cui non solo posso verificare che l'interazione del mio componente col mondo esterno sia le chiamate a funzioni che mi aspetto che chiami, ma anche che i parametri con cui faccio queste chiamate siano quelli che mi aspetto che siano. In realtà i concetti fondamentali di Mockkey e del mocking in generale sono praticamente questi, sono tre. Sono quello che Mockkey chiama every, quindi guido il comportamento del mondo esterno e faccio in modo che il mondo esterno si comporti in determinati modi che sono quelli che mi interessa testare. Verifico che il mio componente si comporti rispetto al mondo esterno in un modo e catturo i parametri con cui l'ho effettivamente invocato, con cui ho interagito con il mondo esterno. In realtà il mondo del mocking è un po' sbilenco e ognuno fa le cose un po' a modo suo. Per cui, per esempio, alcuni concetti che è interessante ed è importante avere in mente molto chiari sono, per esempio, la differenza tra strict mocking e non strict mocking. Mockkey questa differenza la gestisce proprio in maniera esplicita, nel senso che quando dichiari un mock devi dirgli se è strict o no. La differenza tra le due cose è che un mock strict risponde solo alle risposte che tu gli hai dichiarato esplicitamente. Se il mio persistence layer, per esempio, qui avesse 10 metodi e io ne chiamo uno che non ho descritto, che quindi non ho specificato con every, tira eccezione. Se un mock invece è relaxed o non strict, io creo un mock, ci interagisco in maniera che non ho descritto esplicitamente e mi risponde con delle risposte di default. Questo è un mock strict, assolutamente sì. Questo è strict. No, scusami. Questo è relaxed perché non ho descritto con every save object. E quindi se fosse strict e chiamo save object mi tira eccezione. Per il fatto che è un mock relaxed, posso chiamare saveObject e saveObject mi ritorna un valore di default all'interno del mio test. Esattamente. Sì. Esatto. Dipende, sì. Che devi descrivere tutto. Sì. Diciamo che, come vi faccio vedere poi, questa è una cosa che, la necessità di usare un mock relaxed o no è una cosa che tipicamente ti rivela un po' delle cose del tuo design. Nel senso che se tu interagisci in 100 modi diversi con lo stesso componente, è una cosa che ti dice qualcosa del tuo design. Ti complica un po' la vita perché devi descrivere anche save object. In questo caso, allora, genericamente io, un po' perché ho imparato a scrivere i test con i mock usando Mockito, mi trovo meglio con i mock relaxed. Credo che abbia senso usare i mock strict nel momento in cui hai un servizio relativamente semplice. Un persistence layer comunque è una dipendenza un po' articolata. Se hai dei servizi e delle dipendenze semplici tra di loro, ci sta che tu dica ok, voglio descrivere esattamente tutto quello che succede. Quando usavo un altro linguaggio, però c'è lo stesso concetto, alla fine per essere comodo avevo due servizi di persistenza, uno che leggeva e uno che scriveva. Esatto. Questa è una delle cose che racconto dopo. Ah, ok. No, per quello volevo sapere come la gestire quello strumento.
Sì, quello è un modo utile. Una delle cose, uno dei motivi per cui secondo me è molto utile il mocking in generale come pratica, ed è una delle conclusioni a cui arrivo dopo, ma vabbè, a questo punto spoiler, è che moccare le tue dipendenze ti aiuta a fare quello che facevi tu, quindi a fare command query segregation fondamentalmente e avere divisi i comandi e le query, nel senso che è una cosa che è venuta fuori anche nel talk di ottobre di Gabriele. È molto utile usare il mocking per identificare quali delle funzioni delle tue dipendenze sono comandi e quali sono query. Nel senso che tipicamente tu fai every sui comandi e verify sulle query. O viceversa. Comunque, cioè, ti aiuta a capire quali sono comandi e quali sono query. Tipo chiamare l'API Sì. esterna, io non voglio che per sbaglio ci sia una chiamata verso l'esterno che, Perfettamente cioè, legittimo. dici, Sì. cioè, mi parte solo se ci sono le condizioni per partire la chiamata. Sì. O invece magari un collaboratore che, non lo so, ho un mapper per dire che trasforma un oggetto in un altro, di solito io faccio che gli dico, ogni volta che ti chiamano, tu mappa in questo. Sì, E quello è, cioè, è non importa quante assolutamente volte ti sì, che tu chiamano, faccia un lo mapping in sanno più. che lo Sì, sì, sanno sì. che sono Una via di mezzo possibile è usare un mock relaxed e fare quello che per esempio Mockito chiama verify no further interactions. E Mockito lo fa fare con verify exactly uguale 0, quindi tu verifichi che non vengano chiamati altri metodi. Quindi tu, per esempio, io qua potrei metterci verifico che venga chiamato save object e nient'altro del mio persistence layer. È, secondo me, una buona via di mezzo tra dire. Più che altro è utile perché nel momento in cui tu aggiungi un metodo al persistence layer non devi cambiare il test. Verify Sì. all vuol dire mi aspetto solo questo, se c'è dell'altro. Esatto. Sì, Mockey ha un po' di verify un po' più articolati, ha verify all che fondamentalmente ti dice verifica che vengano eseguite tutte e sole queste interazioni e ha anche verify order che ti dice verifica che vengano eseguite queste in quest'ordine e verify sequence che è tutte e sole e solo in quest'ordine. Quindi è verify all e verify order assieme. Quindi questa è la differenza tra strict mocking e relaxed o non strict. Il vero tema caldo di qualunque framework di mocking è cos'è un mock, cos'è uno stub, cos'è una spia. Questo veramente, questo è come le mutande. Ogni framework di mocking lo fa a modo suo. Fowler ha scritto un articolone in cui ti dice cos'è per lui un mock, cos'è uno stub, cos'è una spia, cos'è un dummy, cos'è un valore. Mockey lo fa in questo modo, Jasmine lo fa in un altro modo, completamente diverso. E questo veramente dipende tantissimo dal framework di mocking che decidete di usare. In generale, per come piace a me intenderla, una spia è un oggetto su cui tu, di cui tu non guidi il comportamento, ma su cui fai delle asserzioni, fai delle verify. Uno stub è un oggetto che tu, di cui tu guidi il comportamento, ma di cui non verifichi le interazioni. Un mock è una cosa che fa tutte e due. Però questa è la mia interpretazione. Che è un po' quella di Mockito, per esempio. Ogni framework di mocking la fa veramente a modo suo. Nel senso che Jasmine, per esempio, chiama un po' tutto spy. Mockey ha i mock che fanno tutto, forse ha le spy, ma ti dice di non usarle. Però questo veramente è il tema caldo di qualunque framework di mocking. Due framework di mocking anche dello stesso linguaggio fanno la stessa cosa in due modi diversi, per cui questa è proprio la classica cosa di cui puoi sapere la teoria e poi magari ci sbatti la testa per mezza giornata perché il tuo framework di mocking li chiama in un modo diverso. Usato Simon.js Sì. che è una grossa distribuzione, cioè aveva un Sì. sacco di Che metodi è molto per carino. verify, Sì, stub, sì, era sì, sì. impostato molto bene, era l'unico che ho visto veramente dove puoi specificare È un gran bel meglio framework, l'ho usato un sacco anch'io in ambito JavaScript. Simon Più che altro è bello perché credo che sia molto alto nei risultati se cerchi mock HTTP request JavaScript. Quindi, cioè, anche quello è abbastanza, o almeno
quando scrivevo JavaScript io, che ormai qualche anno fa era abbastanza standard per fare mocking, soprattutto delle richieste HTTP, io lo usavo tantissimo, era ancora il tempo di jQuery, e per moccare le richieste HTTP fatte con jQuery quello era stupendissimo. Lo usavo tantissimo in combinazione con QUnit, che anche quello è abbastanza defunto. Sì, sì, sì. Spesso li mischiano. Sì. Sì, quello era veramente anche concettualmente separato. Un altro concetto che è utile, di cui è utile avere un'idea un po' precisa quando si parla di mocking, è l'argument matching. Quindi io ho usato, avete visto che ho usato any, che fondamentalmente dice qualunque valore del tipo che si aspetta al metodo. In realtà, se voglio guidare il comportamento dei miei stub o mock in maniera un po' articolata, praticamente tutti i framework di mocking del mondo hanno l'argument matching un po' articolato, per cui per esempio posso dire che se io chiamo il metodo con un parametro stringa che inizia con questo valore, allora comportati così. Oppure, ok, te lo fa fare anche con le lambda, per cui se io chiamo il mio metodo con un parametro per cui questo blocco di codice ritorna true, allora comportati così, se no comportati cos'ha. Un po' tutti i framework di mocking comunque hanno dei matcher abbastanza articolati per guidare il comportamento delle dipendenze. In generale nell'ecosistema Java sono praticamente sempre degli mcrest matcher, che sono gli stessi che usiamo Keto, li usiamo OK, forse anche Power Mock, e sono molto dichiarativi, sono molto leggibili, quindi funziona abbastanza bene. Quindi, ok, conclusioni. Perché mi piace moccare le cose? Al di là del fatto che, ok, ci sono dei casi in cui è utile, non posso veramente farne a meno, come in questo caso, perché il mio persistence layer non ce l'ho sempre a disposizione e non voglio testarlo. Però quali sono le cose, diciamo, visto che siamo in tema, quali sono i side effect di usare un framework di mocking? Diciamo ad altissimo livello, la cosa che mi permette di fare usare un framework di mocking è testare i contratti dei miei componenti software, testare che a un determinato comportamento del mondo esterno il mio componente si comporti in un certo modo rispetto al mondo esterno. Quindi se la vedete in termini di protocollo, testo che quando al mio componente arrivano dei messaggi di un certo tipo lui risponde con dei messaggi di un certo tipo rispetto al mondo esterno. Di nuovo, posso testare cose che potrei non avere a disposizione nel mio ambiente di CI. Persistence, HTTP, la qualunque. Avere le dipendenze moccate, quindi poter testare le interazioni con le dipendenze, potrebbe far emergere delle code smell o delle design smell. Se io devo descrivere in un test e devo moccare in un test tutte le dipendenze di un componente che sto testando e sono 25, questa cosa puzza di forse lo devi splittare. Se, quello che dicevi tu prima, se io ho un componente che interagisce in 100 modi diversi con una sua dipendenza, forse non sono tanto loosely coupled, forse sono tightly coupled, e quindi forse devo un attimo rivedere la dipendenza tra questi due componenti, forse li posso unire, forse posso dividerli in maniera diversa. Forse devo ripensare un attimo la loro interazione. Quindi diciamo che, come spesso succede quando testiamo il software, è uno strumento molto utile per esplorare effettivamente come si comporta il mio pezzo di software con il mondo esterno, perché lo sto effettivamente verificando e potrebbe far emergere degli errori o delle imperfezioni che ho fatto in fase di design. Questo è quello che ci dicevamo prima. Dover descrivere quali sono i messaggi che mando al mondo esterno e come si comporta il mio componente in risposta ai messaggi del mondo esterno mi aiuta tantissimo a capire quali sono delle dipendenze che ho, i command, quindi le funzioni che settano lo stato del mondo esterno, e le query, quindi le funzioni che mi ritornano dello stato o una parte di stato dal mondo esterno. Generalmente
quando io guido il comportamento di un componente, molto probabilmente è un command. Quando io verifico che mi arrivi qualcosa da un componente, molto probabilmente è una query. Se, e questa è una cosa che era emersa anche nel talk di ottobre di Gabriele, se io faccio entrambe le cose sulla stessa funzione, vuol dire che quello probabilmente è una query con un side effect. È una query che setta anche lo stato. O comunque potrebbe essere un metodo che fa troppe cose. Idealmente, every e verify, in questo caso, comunque when e non mi ricordo come si chiama l'equivalente di Mockito, sullo stesso metodo è una cosa che non dovrebbe succedere. O comunque puzza, se non altro. È una di quelle cose, è una di quelle smell che il mocking fa emergere in maniera piuttosto forte. Non è una cosa che è solo legata al codice oggetti, nel senso che appunto, come ci dicevamo, il termine componente è assolutamente lasco in questo caso. Il pezzo di software che interagisce con il mondo non è necessariamente un oggetto in ambito object-oriented. Io ho usato Kotlin e ho usato degli oggetti, ma potrebbe essere un componente Angular che interagisce con pezzi di DOM. Io ho usato tantissimo il mocking, vi dicevo, ai tempi di jQuery, testando interazioni con HTTP e con il DOM, per cui è una cosa assolutamente non object-oriented, bruttarella a modo suo, che funzionava, ma non è una cosa solo del mondo object-oriented, per quanto in realtà sia una cosa che arriva da lì. Il concetto di mocking arriva dal mondo del design object-oriented, è stato inventato lì, ma è assolutamente applicabile anche a pezzi di codice di altri universi, diciamo. Ed è appunto una cosa che esiste praticamente in qualunque linguaggio e per qualunque tecnologia. L'ecosistema Java ha Mockito e PowerMock, oltre a JMock, che è quello, diciamo, è il framework un po' più accademico, perché è quello che è stato scritto dai tizi che hanno scritto il libro sul mocking, per cui diciamo che è un po' una reference implementation. Ruby al suo, .NET al suo. Spock è quello di Groovy, è molto carino perché ha un DSL molto bello per descrivere le verify. Jasmine vi ho raccontato che fa delle cose. Jest al suo, questo credo che sia proprio il logo di Sinon.js, che è molto bello, fa molto bene, almeno quando lo usavo io, fa molto bene il mocking delle richieste HTTP. E quindi ti fa fare, per esempio, la verify che tu abbia effettivamente chiamato un endpoint HTTP con questo URL, con questo metodo, e ti dice, ok, la risposta HTTP è fatta così, a questi header, e tu verifichi che il tuo componente si comporti di conseguenza. Jest anche ha il suo mini framework di mocking. Python e PHP sono troppo pigri per fare un logo del framework di mocking, evidentemente. Però fake, devo dirvi, non è niente male. Io non sono un grandissimo appassionato di PHP, ma fake è un bel framework di mocking. Di solito gli strumenti di sviluppo di PHP sono più belli di PHP proprio. Sì, è vero. Così in Sony Arts è elegante di Spring. No, almeno l'idea era quella. Non lo so, non conosco abbastanza bene Symfony e conosco troppo bene Spring. Sì, che è il motivo per cui esiste fake. Allora, io ci sono arrivato conoscendo Mockito e mi sono trovato a mio agio. Per cui ti direi che non è un brutto framework di mocking. Scrivere DSL è difficile. Sì. Sì, sono mock. Ma certo. Sono perfettamente sovrapponibili. No, vabbè, è fake, è veramente, per come me lo ricordo io poi tanto lo uso, è super semplice, fai when, then, verify, finita così.
Sì, cioè poi in realtà quasi tutti i framework di mocking hanno delle feature super articolate per fare delle cose super complicate. Per esempio, Mockery fa delle cose veramente un po' perverse quando ti fa moccare i costruttori o le funzioni inline. Sono delle cose, cioè, tra l'altro il codice anche è complesso, però in realtà il 90% degli use case di un framework di mocking sono when, then e verify. È codice, quindi fondamentalmente testi che un mock, cioè, crei un mock, lo piloti e verifichi che risponda come ti aspetti. Però sì, in effetti è una buona domanda. No, per dirti, una cosa che ho fatto di recente in Mockery è aggiungere delle risposte di default. Quello è abbastanza semplice da testare, nel senso che hai un mock relaxed. E verifichi che se non hai specificato la risposta sia quella di default. C'è un articolo di qualcuno, penso che fosse qualcuno di JUnit, citava Matteo Vaccari anni fa, che raccontava di come lui stesso avesse costruito JUnit dentro Ah, ok, quindi stai dicendo che JUnit è testato con JUnit. Ah, ok. Beh, è possibile. È come quella cosa di GCC che compila GCC. Sì. In Python, ok. Quindi si può fare. L'ha già fatto. Sì, perché quello così porta dei framework Python è un po' particolare perché se apriamo un po' quello di Python un modo di fare le funzioni che sono con l'underscore e invece c'è un framework che potrebbe dare delle connessioni di Java. Quindi è come il case dappertutto. Però non c'è solo la parte di Sì, quello tra l'altro è un'altra cosa che era venuta fuori in ottobre, che è una del, cioè ci sono due scuole filosofiche di come vivere il test. Una è quella che tendenzialmente si chiama Chicago School, che è quella di Kent Beck, che testa i componenti in isolamento, e la London School è quella dei due tizi che hanno scritto il libro sul mocking, che quindi testa le interazioni tra i componenti. È una delle grandi guerre di religione del mondo del software. Si vede progetto finito, poi stai sviluppando una feature nuova, inizia a sviluppare una classe di qualche cosa, qui ce n'è solo una, fa il suo comportamento per cui è programmato, tutto bene. Poi dopo ci devi aggiungere altri comportamenti e dici, fa un po' troppo questa classe, devo estrarre, le faccio il refactoring e estraggo dei collaboratori. Però questo vuol dire che i test che hai già fatto, Certo, li devo con i collaboratori cambiare. fai il refactoring, quindi ti trovi i collaboratori, ma quelli veri. Per cui in quel caso lì che cosa fai? Cioè, sei costretto a cambiare i tuoi test per non carico lavoratori perché altrimenti si saranno quelli veri oppure vai avanti così e... Allora, la risposta paracula che potrei darti è dipende. La risposta un po' più argomentata è che dipende da quanto effettivamente ti pesa usare il componente vero. In generale, nel momento in cui puoi testare l'interazione col componente vero, non è una brutta idea. Cioè, non è che ti dico no, bisogna moccare tutto perché è bene moccare tutto. Se fare un test col componente vero non ti crea problema e quindi aggiungere una dipendenza e testare rispetto al componente vero non ti crea problema, feel free, non è grave. Ovviamente, se tu aggiungi un altro servizio di persistenza che fa delle richieste a database, quello purtroppo devi cambiare il test e aggiungere il mock di quella dipendenza. Sì, è più facile che tu estragga della logica e quindi a quel punto lì puoi tenere il componente vero. Allora,
se tu fai refactoring, estrai un pezzo di logica, lo sposti in un altro componente e quindi vai avanti a testare con quel componente vero, ci può stare. Puoi dire, ok, voglio fare dei test un po' più articolati perché ho estratto questo pezzo di logica e voglio aggiungere dei test che verifichino l'interazione con questo pezzo di logica che ho estratto, puoi aggiungere degli altri test però, senza cambiare quelli che avevi. In quel caso puoi assolutamente moccare, ha assolutamente senso. Io ho un'altra domanda sempre sul testo. Quanto affidamento sull'arte? Un bel po'. Tipicamente, in realtà, non tantissimo, ma un bel po'. Tipicamente quello che fanno, soprattutto io conosco abbastanza bene quello che succede in ambito Java, non so tanto degli altri ecosistemi, quello che fanno i framework di mocking in ambito Java è usare tantissimo ByteBuddy e OpGenesis che fanno inspection delle classi a compile time. Per cui ti estraggono metadati sulle classi a compile time e usano, per esempio, aspect-oriented programming per iniettare pezzi di codice prima e dopo l'esecuzione dei metodi. E quindi, e per esempio, sostituire il mock. Quindi sia anche un po' il metodo che si sfrutta per fare il autocomplete del test scrivere, cioè in Java è un proprio. Quando si inizia a scrivere il comportamento di un mock, in chat certo suggerisce sì. I metodi che potresti usare, anche se quella, cioè, in realtà tu stai chiamando un metodo per il framework di mock, per fare un po' di magia anche. Ma perché tanto di quello è fatto facendo inspecting a compile time? Un po' perché ti consente di fare questa cosa e un po' perché farlo via reflection sarebbe di una lentezza esasperante e i test ci metterebbero 7 settimane a eseguirsi. Quindi c'è un pochino di reflection, nel senso che soprattutto per esempio per la gestione delle risposte, di come rispondere, internamente il framework di mocking usa un po' di reflection. In realtà tutto quello che riesce a estrapolare su come si comporta una classe compile time viene fatto con ByteBuddy e OpGenesis, che sono proprio due framework di estrazione dei metadati a compile time. E poi il codice in più? Sì. Sì, non lo vedi. Sì, sì, no. No, esatto. Allora, poi tipicamente quello che succede è che i framework di mocking hanno un class loader custom, per cui quando tu istanzi una classe ti dice questa classe è effettivamente moccata, stai istanziando il mock che ti ho chiesto, sì no, allora ti ritorna il mock oppure la classe vera. Ed è uno dei motivi per cui, per esempio, molti framework di mocking in ambito Java fanno un po' fatica a moccare i costruttori delle classi. Mockito non ti fa moccare i costruttori e i metodi statici. Il mock ti costringe a moccare l'interfaccia. Sì, è vero. JMock ti costringe a moccare l'interfaccia. Costringe a dire, ok, se mi vuoi moccare, mi costringe l'interfaccia. Una volta non posso farlo. Ma di nuovo, JMock è quello, diciamo, accademico che fa le cose letteralmente by the book, perché è quello dei tizi che hanno scritto il libro. Sì, cioè... Qua c'è una stazione. Sì. Non ti dico che sia sbagliato, ti dico che ogni tanto ci sbatti la testa. Però è assolutamente il modo, diciamo, teoricamente corretto di fare le cose. Perché comunque tu stai testando un contratto e nell'ecosistema Java un contratto è un'interfaccia. Sì, quando sì. Anche di altro, oppure anche tu che non hai già creato così. Mm-hmm. Perché. Sì, ecco, per la mia esperienza personale, quando stai lavorando, a me mi è capitato spesso, ma credo che sia una cosa veramente comune. Entri in un team e ti trovi a lavorare su un progetto legacy che magari non è coperto di test, e ci metti mano, fai refactoring, aggiungi feature, e quindi, siccome sei una persona responsabile, prima di toccare delle cose le copri di test. In questo contesto avere un framework di mocking è una cosa che ti salva la vita. Sì, certo. Sì, sì.
Uno rilassato è così, sei rilassato. Anche tu si chiama rilassato per quel motivo lì. Bene, non ho altre slide o cose da dire. Dimmi. Una domanda, visto che iniziamo proprio ieri a usare Monkey, perché usavo Mockito già. In Mockito c'è la possibilità di che ti dice unnecessary mocking exception. Cioè, cioè che tu hai mockato una cosa che non viene eseguita. C'è anche il Mockito. Sì. Ah, ma aspetta, tu dici se tu hai... Qualcosa, sì? Qualcosa, ma in realtà non lo chiamo. Sembra che lui vada bene, non mi avverte che non lo sta chiamando. È una buona domanda. Non so se... Non lo so se... Ho pensato ieri che Diomega ha perso. Mi sembrerebbe strano che non lo facesse. Sì, di solito in Mockito scrivo when una classe ritorna questo, ma in realtà magari non lo chiamo per il motivo. Guarda che occhio ti... Hai moccato una cosa che non esatto, è stata... È un po' il caso duale dello straight mocking, di fatto. Lì c'è necessary mocking, ti dice guarda che tu mi hai scritto una roba ma in realtà non l'hai mai chiamata, quindi ti faccio fallire il test. Magari, sai, è una cosa che secondo me è molto realistico che ti succeda quando fai, è il caso che ci dicevamo prima, fai refactoring, sposti della logica da un'altra parte e un metodo della dipendenza che chiamavi l'hai spostato e non lo chiami più. E quindi lì ha senso che ti tiri quell'eccezione. No, non so come si comporta, ma ok. Anche nei parametri di metodo di tua, anzi, mi aspetto proprio che mi chiamino quei parametri. Sì, sì. Non so dirti come si comporta, ma ok, in quel caso. Più che altro perché... Cioè, sì, posso scrivere per carità, vuoi verify. Esatto, cioè, non ci ho mai sbattuto la testa perché nei miei test tendo sempre a essere molto esplicito nelle verify. No, però è... sarebbe giusto che lo facesse, quindi nel senso non so rispondere alla tua domanda, ma se la risposta fosse no la prendo come una feature request. Io ho una domanda sempre di framework di mock, però questa volta come si abbinano il framework di mock con Spring, visto che tu hai detto che hai molta esperienza con Spring, perché mi sono trovato di recente a dover utilizzare Spring perché mi sto composto e diciamo lo utilizzo solo nello strato più esterno. Okay. Del mio codice, in maniera tale che dentro ho io completo controllo, so cosa sto combinando e poi fuori combino le cose usando la dependency injection. Ok. E mi sono trovato a scrivere una classe di configurazione dove dentro faccio praticamente un mock a mano per dire qui questo qui è l'input che mi aspetto e dall'altra parte testo, quando faccio il test vedo direttamente, cioè vedo se l'output è quello che mi aspetto. Non sono sicurissimo di aver capito la tua domanda. Allora c'è l'extend with Mockito. Sì. No, io c'è questa roba con lì non ho utilizzato un framework di mock. Ok. È fatta una cosa fatta completamente a mano. Però adesso io ho un input. E quindi quello l'ho fatto lo stub. Sì. Il test double l'input e quello lo dava un certo oggetto che era quello che mi iniettava Spring e nel test quello che ho fatto è stato semplicemente vedere se il risultato era quello atteso. Però a questo punto c'ho l'input che è in un file e il test che è in un altro, quindi si è persa completamente. Certo. Il test di codice non mi piace per niente, so che non sono riuscito a trovare un modo più elegante di farlo. Allora, tieni conto che generalmente parlando, proprio come rule of thumb, cerco di tenere separati i test in cui mocco cose e i test che tirano sul contesto di Spring. Se posso evitare di accendere tutto il contesto di Spring in un test, lo faccio volentieri. Ciò detto, ho paura che non ci sia un modo migliore di fare questa cosa che fai tu, nel senso che, se ho capito bene, tu testi che il tuo componente si comporti in un certo modo in risposta a dei valori che stanno in una classe configuration di Spring. Lì l'unica cosa che puoi fare è avere una test configuration che purtroppo credo che tu debba avere in un altro file.
o comunque stai in un'altra classe che hai annotato con configuration. Sì, sì, sì. Sì. Cioè tu devi dargli la test configuration che è proprio un'annotazione e lui ci fa sopra cose. Sì. È la configurazione del contesto solo per il test. Sì. E poi quando fai la classe con dentro il test devi andare tramite un'annotazione andare a ripeccare qual è la configurazione che ti tira su. Sì. Un po' la rottura di scatole. Sì, però tipicamente. Uno dei casi d'uso tipici di questa cosa qua, della test configuration di Spring, quindi che tu fai di fatto l'override della configurazione della tua applicazione per un contesto di test, è il caso in cui fai integration test con un database e anziché usare il persistence layer e il tuo MySQL del caso, usi un H2 in memory. E quindi hai una configuration diversa del tuo persistence layer con l'URL JDBC diverso e un driver JDBC diverso che sta in un'altra configurazione e fai le tue porcherie col database che non è il database dell'applicazione. Cerca fai dependency injection nel costruttore. In realtà puoi tenerlo, se lo tieni annotato come component, in realtà per Spring è abbastanza trasparente, o meglio, per te è abbastanza trasparente, Spring si comporta uguale se tu le dipendenze le inietti con auto-wired o le inietti nel costruttore. Spring è abbastanza intelligente da capire che se ci sono dei parametri nel costruttore e lui ha dei bin o dei component che corrispondono a quei parametri, te li inietta. Che è in generale è il motivo per cui io preferisco usare questo tipo di dependency injection rispetto ad auto-wired, perché poi puoi pilotare queste dipendenze con dei mock. Ok. Sì, anch'io l'ho capita così. Esatto. Però questo se si controlla sì. Sì, è una di quelle cose divertenti che ti fa fare Spring. Sì, Spring Developer, certo, sì, assolutamente sì. Bene. Avete altre domande, insulti? Pomodori? Anch'io con la maglietta. Sì. Sì. Ok. Quale è più comodo? Quale non trovi più comodo te sembrava? Ah, in realtà ni, cioè non ho. Sì, c'è comunque un porting, diciamo, un po' più Kotlin idiomatico di Mockito.
È assolutamente personale. Io ho lavorato per anni con Mokito, mi trovo bene. E tra l'altro il maintainer di Mokito è una persona meravigliosa, è super simpatico, quindi non posso dire che Mokito non mi piace. Cioè non ho nessuna cosa che mi riesca a farti dire no, non usare Mokito. Mokito è bellissimo, è un framework di testo. Oltretutto è anche super maturo, nel senso che esiste ed è nel modo in cui è e ha un API molto pulito e molto ben definito, da veramente un sacco. Mentre, ok, un po' perché ci metto mano anch'io, so come è fatto dentro, è un po' meno maturo, diciamo così. Per cui, cioè, io uso ok perché mi ci trovo bene, perché lo conosco, perché ho imparato ad apprezzarlo anche con i suoi difetti, ma mi rendo conto che Mokito sia un framework della Madonna, obiettivamente. Sì, esatto, ha alcune cose che sono un pochino più idiomatiche, cioè per quanto il porting in Kotlin di Mokito sia fatto molto bene, ci sono alcune cose strictly Kotlin, per esempio le coroutine, in cui cioè, se devi fare delle cose molto kotlinose, ti direi forse ha più senso ok. Però anche lì, cioè, quella probabilmente è la tipica cosa di cui ti rendi conto in corso d'opera, quando ormai hai già scelto un framework di mocking. Per cui, boh, cioè io ho avuto la fortuna che sono arrivato nel team in cui sono, in cui c'erano forse due test su una codebase di qualche migliaio di classi, e ero relativamente nuovo a Kotlin e quindi ho cercato la cosa più kotlinosa che trovavo, perché volevo imparare le cose idiomatiche di Kotlin e perché comunque già che sto facendo un progetto nuovo, anziché usare un framework che conosco, ne uso un nuovo. Però ti ripeto, Mokito è super maturo ed è veramente ben fatto, quindi non so risponderti al 100%. Grazie mille. Gennaio. Se qualcuno ha dei talk, da. Cerchiamo per due speaker, anche se il modo è giusto, se posso parlare io, e delle sedi, dei talk. Facciamo ancora 20 minuti da sede e magari con il mozzo se posso accurato di nuovo, grazie alla grazie.